Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Voglio solo imparare, pensarmi avanti, lontano. Io vinco la vita qui, sarà la mia terra che stringerà la... Benvenuta a una nuova puntata, abbiamo ospite una giovanissima cantautrice, Rachele. A questo punto, per chi non ti conosce, ma poi nel tempo ti conosceranno tanti, come la descriveresti oggi? A chi non ti conosce, chi è Rachele? Allora, intanto ciao. Allora, io sono una ragazza di 13 anni che ama tantissimo il canto e da tantissimo tempo studio anche musica presso la mia scuola di canto in un paesino vicino al mio, in Sicilia. E sono molto appassionata, per cui faccio anche la cantante di mestiere ed è veramente bellissimo. A questo punto io partirei subito per parlare del primo disco ufficiale. Sì. Io, come nasce questo brano? Io vinco la vita. Come nasce questo brano? Da cosa ho tratto ispirazione? È chiaro che probabilmente c'è qualcosa di te nella canzone che hai saputo esprimere. Sì, allora, intanto questo brano, Io vinco la vita, è stato scritto dal mio vocal coach Peppe Maville, che tra l'altro ringrazio tantissimo perché l'ha scritto in una maniera fantastica e lo saluto anche tantissimo. E gli arrangiamenti sono stati composti dal maestro Valeriano Chiaravalle, che anche lui ringrazio tantissimo perché sono degli arrangiamenti stupendi. E infine questa canzone ha un significato particolare perché io, essendo una ragazza ipovedente, se qualcuno non lo capisce, praticamente questa canzone parla di come si possono esprimere i sentimenti per le persone che magari pensano di non riuscire a realizzare i propri sogni, non riuscire a sentirsi, ecco, a sentirsi molto, cioè a non sentirsi inutili, ecco. E quindi vorrei lanciare un messaggio molto importante al pubblico che mi sente, che mi ascolta e mi incoraggia tantissimo a fare molto molto di più. E io vado avanti per questo, perché io sono una ragazza forte, infatti nella mia canzone pronuncio anche una frase: sono forte per me e ora vinco per noi. Quindi questa è una frase molto significativa del testo della mia canzone, che racchiude il significato di questa canzone, di non mollare mai, di essere sempre forti. Tu hai partecipato già a delle manifestazioni importanti anche. Qual è stato le tue sensazioni, anche se tu dici io sono ipovedente, però con sentimenti, con anche quello poco che vedi, ma quali sono state le tue sensazioni che hai provato in queste manifestazioni e che cosa ti porti dietro? Allora, con queste manifestazioni sono cresciuta tantissimo, soprattutto nell'ambito musicale, perché le prime volte sì, ero emozionata e non ero molto consapevole di quello che stava succedendo intorno a me, perché erano le prime volte sul palco, giustamente ero leggermente più piccola di come sono adesso. E mentre adesso ho preso più la confidenza col palco e con le persone, e quindi sono molto più cosciente, consapevole di quello che mi succede, ed è bellissimo.
Poi soprattutto con le esperienze che ho fatto, ci sono alcune che mi sono rimaste nel cuore proprio. E sono tantissime, non riesco a prenderne una preferita, però sono tantissime quelle che ho fatto, quindi sono felicissima. E invece qual è stata la tua sensazione, soprattutto nell'ascoltare più che vedere, perché sul tono di voce che hanno utilizzato quando hanno ascoltato questo brano, e hai sentito qual è la tua sensazione che hai provato nel sentire queste le loro parole, soprattutto con quel tono caldo che l'hanno accompagnato? Bellissimo, è una sensazione fantastica poter sentire anche la propria voce oppure altre voci di tante altre persone, però è sempre un'emozione unica. Qual è la sensazione che hai provato quando il complimento che ti è stato fatto? Tutti sono stati positivi, però quello che ti ha sorpreso di più, che ti è stato fatto alla fine? Un complimento che ti è stato fatto? Allora, penso che tantissimi complimenti ci sono stati, veramente tanti, però c'è cioè, uno che rimane sempre nel cuore, ci sono tantissimi, però sicuramente i complimenti della canzone ci sono stati. Ad esempio, la tua canzone ha un significato importantissimo, tu sei bravissima ed è bellissima la tua voce. Sicuramente questi sono tutti, però non sono cambiati affatto tutti i complimenti, però sono sempre felicissima di sentirlo, perché ricevere molti commenti positivi mi rende felice, perché è questo che io voglio fare. Il consiglio che ti è stato dato, che ritieni in questo caso adesso, importante, c'è? Beh, un consiglio che mi è stato dato da molte persone è anche il fatto di migliorare, perché si può sempre ricevere qualche commento dove ricevi che puoi sempre migliorare, perché ti rende ancora più energica quando canti. Ad esempio, se una volta fai qualcosa, però qualcuno ti dice sei stata brava, però devi migliorare di più. E io dico la prossima volta farò meglio, e quella volta l'ho fatta meglio ancora, perché ho ricevuto commenti dove ho capito dove posso migliorare, dove ho sbagliato e quindi posso migliorare. E invece l'emozione che hai provato per la prima volta quando sei salita su un palco, davanti c'aveva un pubblico che ascoltava prima in silenzio, ma poi si è animato e ti trasmetteva quell'energia, perché la musica è energia, tu la trasmetti a loro. Qual è stata la tua sensazione, le tue emozioni in quel caso? Beh, sicuramente l'emozione c'è sempre. Beh, prima viene una sorta di adrenalina che ti carica proprio, ti fa dire andiamo, spacchiamo, quindi è bellissimo. A me viene sempre, quindi quello che dico io è anche se ti viene un po' d'ansia bisogna stare tranquilli. Ormai ho anche imparato a farlo. Le prime volte certe volte non riuscivo a trattenermi dall'ansia e facevo un po' di casini, però non fa niente, si può sempre migliorare. C'è qualche artista in cui ti sei ispirato, comunque ti piace ascoltare e in fondo un pochettino te lo porti dietro anche nel tipo di cantare? Beh, sì, allora, aspettavo questa domanda da tantissimo, allora. L'artista che mi ha ispirato è Laura Pausini. Cioè, Laura Pausini è una delle mie cantanti italiane preferite. E, non so davvero perché io ascolto sempre la sua musica. Sono praticamente innamorata della sua musica, di come si esprime, di come canta, di come fa la musica. È bellissimo. E se un giorno il telefono tuo suonasse e senti dall'altra parte: ciao, sono Laura, facciamo un duetto, cosa gli risponderesti? Come risponderesti quella domanda? Magari io sogno tantissimo di incontrare Laura, è il mio sogno che
È un sogno che ho da tantissimo tempo, da quando ho iniziato a seguire il suo percorso di musica, quindi spero veramente un giorno di riuscire a ricevere questa notizia. Secondo, mandiamo l'appello. Cara Laura, noi siamo qui per fare un duetto. Vieni con noi. Vieni spontaneo a questo punto qua. Tanto sognare non costa nulla. E invece, a questo punto, se dovessi utilizzare un altro genere di musica, un altro genere di stile, perché la tua musica, la tua canzone è molto lenta e delicata. Se dovessi utilizzare uno stile rock, pop, secondo te come la rappresenteresti questa tua canzone utilizzando un altro stile? E se ti piace utilizzare un altro stile? Beh, di solito non utilizzo molti altri stili. Se dovrei fare qualche altra canzone, cambierei un po' stile. Adesso ne ho fatta una stile molto, molto lento, e magari la prossima, se uscirà qualcosa di nuovo, sarà diverso. Però per il momento non so niente se fare un altro genere. E a questo punto noi intanto ti ringraziamo. Ci diamo appunto. Sogni nel cassetto ci sono? Oltre chiaramente a suonare con Laura Pausini. Allora, sogni del cassetto ne ho un paio, però diciamo quelli che sogno da tantissimo tempo è quello di sempre, è quello di cantare a Sanremo, magari è uno dei miei sogni più grandi, perché sono talmente, non dico ossessionata, ma particolarmente affezionata a questo festival. Perché guardandolo sin da piccola sono molto, siccome guardo i cantanti che cantano, dico sempre, ma io un giorno vorrei essere lì su quel palco, e quindi sogno da tantissimo tempo di poterlo fare. Poi ho un altro sogno nel cassetto che, come ho già detto prima, di incontrare Laura Pausini. E non vedo l'ora, se spero tantissimo si possano realizzare questi altri due sogni, e poi ne ho tanti altri. A questo punto noi ti ringraziamo, ci diamo appuntamento ai prossimi brani. E così Grazie a te. ci racconterai tutte queste nuove avventure, perché da qui al fine dell'estate ci saranno tanti avvenimenti, tante manifestazioni, tanti incontri, incontrerai tante persone. A questo punto ci mancano due cose fondamentali. Dove potresti raggiungere gli indirizzi social, se hai dei social, Spotify, e i saluti finali. Allora, io a parte, sì, ho tre profili social. Intanto, se volete cercarmi su Facebook, ho la pagina Facebook Rachele Falco. Se qualcuno vuole trovarmi su Instagram, mi chiamo Rachele Falco Official. Ho un profilo TikTok, con il nome Rachele Falco. E poi, per chi vuole ascoltare la mia musica oppure vuole sapere molto più su di me, può trovarmi sia su YouTube che su Spotify, e anche su altre piattaforme musicali. Perfetto, mancano i saluti finali. I saluti, solo i saluti mancano. Ciao a tutti, grazie. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Voglio solo imparare. Pensarmi avanti, lontano. Io vinco la vita qui. Sarà la mia terra che stringerà la. Ore di campione, pieno di energie. Sport Piceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio.
determinazione.